E alla fine la Polisportiva Palermiti si è presa, oltre che la promozione maturata nella domenica scorsa, anche la certezza del primo posto. Diciamo questo perché, nonostante i 6 punti che il Palermiti aveva sulle Castelle, c'era in ballo il famoso ricorso della squadra crotonese nella partita contro l'Accademia di Girifalco, e con un'eventuale vittoria oggi e i 3 punti assegnati dalla Lega ci sarebbe stato lo spareggio proprio per definire la prima posizione. Non è stato così, perché il Palermiti è andato a prendersi il punticino, anzi con questo segnaliamo che la squadra di Maurizio D'Amico è rimasta imbattuta nelle partite esterne, perché fino adesso ha avuto sempre vittorie o pareggi, e quindi matura la possibilità di accedere alla Supercoppa di categorie, che vedremo quando sarà disputata. Una bella partita quella di oggi, con il Palermiti che è andato in vantaggio con Marino nel primo tempo. A proposito del bomber palermitese, segnaliamo i suoi 30 gol, l'obiettivo raggiunto per questo bravo attaccante, che però probabilmente, ma non siamo sicuri ancora di questo, si vede sfumare proprio nell'ultima giornata il titolo di capocannoniere, perché il diretto inseguitore Brizzi del Petronà sembrerebbe averne segnate 4 nella partita terminata stranamente 7-6 a Kakuri, con i 3 punti che potevano servire alla squadra di casa per guadagnare una posizione play-out e i gol necessari per il giocatore del Petronà per prendere la prima posizione come capocannoniere. Non vogliamo essere maligni, come si dice, però certamente questi risultati non fanno bene al calcio, e le situazioni che si vanno verificando non dovrebbero esistere in un campionato che è stato giocato all'insegna della sportività tra due squadre. Ecco, proprio segnaliamolo alle Castella, oggi c'è stato un fair play bello, interessante, con due squadre che si sono fatti i complimenti. Peccato un pochettino guastato soltanto da un arbitro non pienamente all'altezza, specialmente nel secondo tempo, però a confronto di questa situazione di fair play tra le due squadre che hanno lottato fino alla fine per la prima posizione, assistere a queste, non so come chiamarle in questa situazione, a queste situazioni strane, ci fa lasciare un pochettino la mare in bocca. Però torniamo al calcio giocato, il campionato è finito, il Palermiti vince il suo girone, 66 punti alla fine, 60 quelli delle Castella, quindi non ci sarà bisogno di un ulteriore ricorso da parte della squadra delle Castelle per mantenere la sua seconda posizione e non poter avere più nemmeno i 10 punti di distacco sulla terza in classifica, che è la Sersalese, che resta appunto con la vittoria di oggi nella posizione ideale per potersi giocare almeno il primo playoff, quello alla semifinale in casa contro il Petronà. Poi la vincente dovrà andare proprio alle Castella per fare la finalissima tra la vice capolista e la squadra vincente per definire e determinare anche la seconda promozione. In coda non c'è stato nessun ribaltone, perché in pratica avevamo già detto che le squadre che dovevano lottare per i play-out già si conoscevano dalla settimana scorsa, c'era soltanto da definire appunto le posizioni. Alla fine le posizioni hanno detto che Nuova Valle è penultima e quindi giocherà in trasferta il primo play-out, e lo giocherà proprio contro l'Amarone, che oggi è andata a vincere lo scontro diretto, quindi ancora una volta ci sarà Amarone Nuova Valle. Guarda caso la Marino giocherà in casa, però siccome come campo ha quello di Valle Fiorita, si farà ancora di nuovo la partita a Valle Fiorita. E l'altro play-out sarà Sporting Kakuri e il Real Gianò. Real Gianò e Nuova Valle hanno gli stessi punti, però per gli scontri diretti il Real Gianò è meglio posizionato, quindi è terzo ultimo. Dopodiché le due perdenti dovranno affrontarsi per un'altra ulteriore retrocessione, e quindi il campionato ancora dovrà maturare almeno altre 2 partite.